Ciao a tutti ragazzi, ben ritrovati in questo nuovo video. Allora, cerchiamo di fare anche un attimino il punto della situazione sul ritiro della Juventus, perché è iniziato il 10, oggi è il 12, quindi 10, 11, 12, terzo giorno di allenamento, di visite mediche e comunque appunto di partitelle, di iniziare un po' il movimento in campo, perdere anche quei chiletti che si sono messi su durante questo mesetto scarso di vacanze. Però non ancora tutti i giocatori sono arrivati appunto alla Continassa, manca ancora qualcuno e quindi vi metto qui questa tabella presa da Wikipedia in cui vado a evidenziarvi i giocatori in giallo già presenti, in rosso sottolineati, evidenziati quelli rimossi dalla rosa dell'anno scorso, quelli che non fanno più parte della Juve, e stiamo aspettando quindi Federico Chiesa, Weston McKennie, Nicolò Rovella, Leonardo Bonucci, Fabio Miretti e Adrien Rabiot. Ovviamente non sono solo questi i giocatori che mancano, perché mancano anche alcuni giocatori che dovranno rientrare dai prestiti o i nuovi acquisti, o per meglio dire il nuovo acquisto, quindi Timothy Weah. Aspettiamo questi giocatori di rientro il prima possibile. Ma perché questi giocatori mancano all'appello effettivamente? E qui ringrazio Twitter perché è nata una discussione interessante e costruttiva, e quindi Federico Chiesa, Nicolò Rovella, Leonardo Bonucci, Miretti stesso hanno partecipato con le nazionali ad alcune partite e quindi hanno diritto ad alcuni giorni di vacanza in più rispetto ai compagni. In realtà, pure lo stesso Szczęsny, lo stesso Milik, lo stesso Kostic e lo stesso Danilo avevano qualche giorno in più di vacanza, ma hanno rinunciato a questi giorni supplementari per rientrare prima a lavorare con il gruppo, e quindi credo che sia doveroso fare un applauso a questi ragazzi che hanno appunto rinunciato a qualche giorno che spettava di diritto, un po' sulla falsa riga di quello che aveva fatto Pogba la settimana scorsa per tornare a lavorare il prima possibile. E lì, ripeto, anche lì mi era venuto da dire bravo, poi sappiamo un attimino come si è evoluta la situazione e ora stiamo aspettando di capire se c'è davvero questa offerta. Addirittura rispetto all'altro giorno si parla di più milioni, 150 milioni in 3 anni, sarebbe una follia, e queste cifre come fai a dire di no, a maggior ragione in questo momento in cui il tuo fisico fa un po' fatica, ma allo stesso tempo tu hai la volontà magari dentro di te di dimostrare ancora al mondo che sei Paul Pogba e puoi dirla tua. Momento difficile di ragionamenti, di riflessioni importanti, e mentre in Arabia leggiamo che la squadra di Cristiano Ronaldo è stata bloccata in questo momento per via di alcuni pagamenti che non erano stati effettuati per Talisca, mi pare, con il Leicester City, quindi il mercato si blocca, vediamo in quanto tempo si sbloccherà. E se ho ben capito, tra l'altro, il mercato in Arabia va avanti per altri 20 giorni oltre quello che è la scadenza del mercato qui da noi. E ci sarà da ridere, perché magari a un certo punto noi qua avremo bello che concluso il mercato, loro si sveglieranno girati a un certo punto e verranno a fare delle offerte multimilionarie. Speriamo che non sia così, perché andresti veramente a modificare in corso d'opera anche un campionato di un certo tipo come quello della Serie A o quello della Premier o qualsiasi altro tipo di campionato che poteva già essere partito. Ragazzi, c'è anche da ragionare però appunto su alcuni giocatori che non sono tornati, quindi il blocco degli italiani su tutti, e in particolar modo su Leonardo Bonucci. Ora, notizia fresca delle ultime ore: a Leonardo Bonucci è già stato comunicato che non sarà un titolare della Juventus la prossima stagione. Apro e chiudo la parentesi, ma va là, chi l'avrebbe mai detto, pensato, immaginato? Ce ne eravamo accorti anche l'anno scorso e sul finire della passata stagione. E quindi in questo momento la Juventus avrebbe comunicato a Bonucci che se vuole cercarsi un'altra strada e andare da qualche altra parte non c'è nessun tipo di problema, è libero di trovarsi un'altra sistemazione per interrompere anticipatamente un rapporto di collaborazione che doveva scadere appunto il 30 giugno 2024 e che potrebbe interrompersi invece a luglio del 2023. Io credo che Bonucci avesse questo sentore, questa paura già da un pochettino, perché ne avevano già parlato di questa situazione e si era anche già discusso del fatto che Bonucci avesse lanciato dei segnali anche social, la ricorderete, no? La storia con il simbolo della Juventus e il punto, come per dire è finita la mia prima impressione, ma poi tutte le testate giornalistiche aveva riportato Juventus o nient'altro. E lì vi avevo detto, secondo me
qua Bonucci ha dato un po' di informazioni preventive e i giornalisti sono andati tutti a parlare di questa cosa qua. Quindi vediamo un attimo se poi salterà fuori che avevo ragione su questa ricostruzione, o vedremo se invece Bonucci, Juventus punto, nel senso rimango qua, non se ne parla. Si era parlato di offerte estere sia in campionati come quelli dell'Arabia Saudita, sia in campionati come più importanti come la Premier League. Addirittura si era vociferata di un'offerta del Newcastle, che secondo me è abbastanza difficile in realtà, perché immaginare Bonucci in questo momento in Premier League su dei ritmi troppo elevati, e non credo che Bonucci possa rimanere ancorato a quei livelli lì. Poi vediamo che cosa succederà. Io ve l'avevo detto tempo fa e ho detto: se Bonucci decide di rimanere a Juventus e dice io ho un contratto di un altro anno, rimango qui qualsiasi cosa accade, ha ragione lui, perché il contratto ce l'ha. Però se la sua idea è di rimanere a Juve solo ed esclusivamente per rimanere aggrappato al carro della nazionale e quindi andare a disputare l'europeo, per me è peggio per lui. Però ragazzi, non dimentichiamoci mai, come vi dicevo, che l'europeo poi alla fine dura un mese. Se sei in forma in quel periodo lì, bene, se no, no. Magari lui può anche avere il posto garantito come convocato, però poi essere convocato, perché il capitano della nazionale è del capitano della Juventus, ad essere un giocatore in grado di giocare, sono due cose differenti. Quindi io credo che sia anche nell'interesse di Bonucci trovare magari una squadra che possa garantirgli il posto da titolare, e soprattutto è interesse di Bonucci cercare di giocare il più possibile per appunto accumulare minuti, perché arrivati a una certa età poi il fisico fa anche un po' più fatica. L'anno scorso abbiamo visto Bonucci sia alla Juventus sia in nazionale che faceva davvero decisamente molta fatica ad arrivare a completare i 90 minuti di partita. Stiamo parlando veramente di qualcosa di tosto per uno come Bonucci, assolutamente. E quindi se la Juventus è arrivata a comunicargli, e poi bisogna capire, perché sicuramente il discorso del posto da titolare, quella è opera di Allegri, è lui che è andato a metterci la bocca, è lui che ha fatto capire che Bonucci non è indispensabile, ma ripeto, non ce n'era neanche bisogno di sottolinearlo, perché ormai Bonucci, abbiamo visto anche proprio nella passata stagione, un giocatore con diversi problemi. Però dal punto di vista dello svincolo, ecco, secondo me lì magari è entrato poi anche Cristiano Giuntoli, che gli ha fatto capire che non è più indispensabile, che la Juventus non lo ritiene più una priorità. Quindi la prima mossa di Giuntoli magari da questo punto di vista. E attenzione che in questi giorni credo che sia anche naturale iniziare ad avere quante più novità possibili. Perché? Perché i giocatori arrivano a Torino, rientrano dalle ferie, dove magari si sono presi dei giorni, non ci volevano pensare, tanto poi ci arriviamo. Ecco, ora iniziano a dialogare con l'allenatore e con la società e iniziano a capire quali sono poi i presupposti per rimanere e se c'è di meglio in giro e se è naturale passare oltre, andare a cercare un'altra soluzione. Una soluzione che non ritengo logica, però rimango qui, apro le mani in segno di stupore eventualmente, è la Sampdoria di Andrea Pirlo. Dico così perché la Sampdoria è retrocessa e quindi giocherà in Serie B l'anno prossimo. C'era stata questa possibilità ieri, l'altro ieri, diverse testate genovesi parlavano di un potenziale possibile approdo di Bonucci proprio dalla Juventus alla Sampdoria, con la Juve che avrebbe poi dovuto comunque garantire, addirittura qualcuno diceva tutto lo stipendio, neanche una parte, tutto direttamente lo stipendio, perché la Samp appunto è retrocessa, Bonucci è un ingaggio elevato, c'erano stati anche problemi finanziari, quindi la Samp non potrebbe permettersi questo ingaggio. Però allora dico banalmente, fatemi, allora delle due lo tengo, se poi lo stipendio glielo devo pagare tutto, che cosa lo dobbiamo fare? Preferisco averlo piuttosto che no, se tanto l'ingaggio lo pago io e non c'è nessun tipo di contributo nemmeno parziale a parte della Samp. Oltre al fatto che non credo che Bonucci voglia andare a giocare in Serie B, proprio per il discorso che facevamo prima, se vuole rimanere aggrappato a questo sogno europeo per concludere la carriera, la preparazione della Serie B, i ritmi della Serie B, e poi ti ritrovi invece a giocare contro giocatori con un livello decisamente maggiore, diventa anche problematico, e quindi non credo che possa essere una strada percorribile. Però vediamo che cosa succede. Io la ritengo la strada meno logica, però abbiamo visto tante volte che poi all'improvviso lo stesso Leonardo Bonucci ci ha dimostrato di avere dei colpi di coda abbastanza importanti, come nell'estate in cui passa dalla Juventus al Milan, diventa capitano del Milan, per poi tornare dal Milan alla Juventus l'anno dopo. Tutte trattative assurde, quasi impossibili da pensare, un po' come quella che in questo momento vede interessato proprio Bonucci e la Sampdoria di Andrea Pirlo, un grande amico, un grande compagno prima, poi allenatore proprio alla Juventus, e chissà che le strade non possano incontrarsi, incrociarsi nuovamente a Genova per riportare la Sampdoria in Serie A.